私はバルバロサ2世です。Benvenuti. Quest'oggi la bussola e la clessidra vi propone il racconto di una delle grandi battaglie dell'antichità, la battaglia di Cannae del 2 agosto 216 a.C., la più grande sconfitta, o perlomeno la più famosa sconfitta mai subita dall'esercito romano, per mano di uno di quelli che sono stati, diciamo, celebrati dagli storici come i più grandi generali di tutti i tempi, Annibale, il cartaginese. La battaglia di Cannae ha influenzato molto il pensiero militare dell'epoca moderna, perché appunto gli storici antichi che l'hanno raccontata, Polibio, Tito Livio, sostanzialmente hanno creato il mito del generale geniale che è in grado di concepire in anticipo un piano straordinario e grazie a questo piano, pur avendo un esercito più debole, riesce a circondare e annientare completamente un esercito nemico molto più forte del suo. Tutti i generali dell'età moderna hanno, come dire, sentito parlare a scuola della battaglia di Cannae e molti di loro hanno sognato di realizzare qualcosa del genere. Peccato che nessuno mai è più riuscito a realizzare una battaglia di questo tipo. Non c'è nessun altro esempio nella storia di un esercito più debole che riesce, in base a un piano prestabilito, a circondare e distruggere un esercito nemico più forte. Tanto che io personalmente qualche dubbio sul fatto che la battaglia di Cannae sia andata davvero come ce le raccontano gli storici antichi, io qualche dubbio ce l'avrei, francamente. Ma appunto, molti generali hanno confessato che questo sogno li ha ossessionati per tutta la loro carriera. Il grande protagonista della battaglia di Cannae è naturalmente Annibale. Annibale Barca, come siamo abituati a chiamarlo sulla base dei nostri manuali scolastici, figlio di Amilcare Barca. Teo vorrebbe sapere se si chiamavano davvero così, fondamentalmente. Cioè, ma il cognome di Amilcare e Annibale era veramente Barca o si tratta di una italianizzazione? Inoltre Teo continua sottolineando che quando gli inglesi parlano di Scipione lo pronunciano con la C dura, Scipio, e vorrebbe sapere qual è la pronuncia più corretta. Allora, è un soprannome che diventa poi un cognome, è un soprannome che viene attribuito appunto al padre di Annibale. Il padre di Annibale, noi lo chiamiamo Amilcare, si chiamava qualcosa come Hamelcart, il fratello del dio Melkart. Così come suo figlio si chiamava Hannibal, e cioè la grazia del dio Baal, le grandi divinità puniche, le grandi divinità dei fenici, no? Ecco. Amilcare, Hamelcart, grande generale, viene soprannominato Bark o Barak, che vuol dire il fulmine. E il soprannome passa non a torto a suo figlio, che sarà, come dire, un generale anche più famoso di lui. La lingua punica, naturalmente, è una lingua semitica. E questa parola ha delle affinità con quelle che sono le lingue arabe e ebraiche di oggi. Dopodiché non va confuso il soprannome di Amilcare e Annibale, Bark, con il nome Barak, che invece è la forma araba dell'ebraico Baruch e vuol dire benedetto. Ed è naturalmente, per esempio, il nome del presidente Obama, il quale si chiama Barak perché suo padre si chiamava Barak ed era di origini musulmane. Invece nel caso dei nostri, appunto, puni, Bark, lì vuol dire il fulmine. Quanto a Scipio, in questo caso hanno ragione gli inglesi. Ovviamente, Teo, ogni popolo europeo pronuncia il latino a modo suo e nessuna di queste pronunce corrisponde davvero a quella corretta dell'età classica. Però in questo caso specifico, sì, i romani la C la pronunciavano dura e quindi il loro generale si chiamava Scipio. L'invasione dell'Italia da parte di Annibale è, come dire, da sempre parte dell'immaginario collettivo e c'è un aspetto, lo sapete tutti, che non ha mai smesso di incuriosirci, e cioè gli elefanti che Annibale si portava dietro. E puntualmente su questo ci sono arrivate delle domande. C'è Ilaria che coglie, diciamo, con la sensibilità nostra moderna
un aspetto che probabilmente all'epoca invece veniva meno percepito. E cioè si chiede, ma perché si è portato dietro quei poveri animali su per le Alpi? Ma non era evidente ad Annibale che non erano adatti per una spedizione come quella. La verità, io devo dire però che, per quanto noi possiamo ovviamente essere molto diversi da loro nel tipo di rapporto che abbiamo con gli animali e con il loro uso, però gli elefanti da guerra erano parte integrante dell'apparato militare di Annibale e non è vero che non avesse senso portarseli dietro in Italia. Perché contrariamente a quello che si crede di solito, gli storici antichi ci dicono che durante la traversata delle Alpi, sì, alcuni elefanti sono morti, ma anche uomini sono morti e cavalli. La traversata era un'impresa difficile per tutti, ma la maggior parte degli elefanti di Annibale sono arrivati in Italia. E alla prima grande, dopo la scaramuccia sul Ticino, la prima grande battaglia, la Trebbia, beh, Annibale ha sbaragliato i romani anche proprio usando gli elefanti. Vero è che Polibio e Tito Livio ci dicono che in quella battaglia molti elefanti sono stati uccisi o feriti e che il tempo era terribile, un inverno gelido, pioggia mista a neve e che alla fine praticamente tutti gli elefanti dopo la battaglia della Trebbia sono morti. Ne è rimasto solo uno che è sopravvissuto fino all'anno dopo, l'elefante personale di Annibale. Però la battaglia della Trebbia dimostra appunto che in realtà non era così insensato per Annibale portarsi dietro gli elefanti in Italia. E su questo fatto degli elefanti, però, io mi voglio ancora soffermare perché lo chiede Giulio, il quale dice: vorrei saperne di più circa le qualità militari degli elefanti, cioè come venivano utilizzati. Erano animali da soma o venivano usati per attaccare? E poi chiede se sono stati decisivi in qualche battaglia. E beh, lo abbiamo detto, alla Trebbia sono stati decisivi, ma non è l'unico caso. Erano una forza d'assalto, erano carri armati. Si mandavano avanti per schiacciare il nemico, disperderlo, metterlo in fuga nel panico. Siccome gli elefanti sono tipici di alcuni grandi nemici dei romani, come Pirro in precedenza e poi appunto Annibale, ecco, in qualche modo io credo che la cultura romana abbia trasmesso alla nostra l'idea che gli elefanti in fondo fossero una cosa un po' da barbari e come tale anche una cosa tutto sommato che non aveva molto senso, ecco, una cosa fondamentalmente sbagliata o inutile. In realtà, se uno va a vedere da vicino la storia militare antica, ci si accorge che non è affatto così. Allora riepiloghiamo la storia degli elefanti da guerra. Gli elefanti da guerra li hanno inventati gli indiani. Erano elefanti indiani, se ne parla già nel 1000 avanti Cristo. Dagli indiani li hanno copiati i persiani, che hanno costruito un grande impero e nei loro eserciti usavano gli elefanti. Quando Alessandro Magno ha invaso l'impero persiano, alla vigilia della battaglia di Gaugamela, in cui aveva davanti a sé il meglio delle forze persiane comandate dal loro re, Alessandro e i suoi soldati si sono accorti che i persiani schieravano anche un grosso contingente di elefanti. E la paura dei soldati macedoni è stata così tangibile che Alessandro Magno quella notte ha celebrato dei sacrifici al dio Phobos, il dio della paura, il dio del terrore, proprio per convincerlo a non fare paura ai suoi soldati, insomma, e per rincuorare i suoi soldati. Poi la battaglia di Gaugamela Alessandro l'ha stravinta, benissimo. È andato avanti, è arrivato ai confini dell'India. Si è trovato davanti il re Poro con i suoi elefanti. Lo ha combattuto e lo ha sconfitto, ma poi lì si è fermato e non è andato oltre. Uno potrebbe dire, dimostrazione che gli elefanti erano inutili, nemmeno per idea. Alessandro si è affrettato a comprare elefanti. E tutti i suoi successori, i diadochi, i generali di Alessandro che poi si sono divisi il suo impero e hanno creato i regni ellenistici, nei loro eserciti avevano gli elefanti. I romani li hanno incontrati lì, quando uno di loro, Pirro, il re dell'Epiro, è sbarcato in Italia per sostenere le città della Magna Grecia che erano insorte contro Roma. E anche lì Pirro le battaglie contro i romani le ha vinte. Poi i romani si sono divertiti a dire che in quelle battaglie Pirro aveva subito tali perdite che, insomma, una vittoria di Pirro, no? Lo diciamo ancora noi oggi. Ma Pirro le sue battaglie con i suoi elefanti le ha vinte. Tant'è vero che i romani
Per un po' ci hanno pensato all'elefante, non subito. Hanno incontrato Annibale e gli elefanti erano ancora una novità. Ma dopo Annibale, quando i romani sono andati a combattere contro il mondo ellenistico, i romani hanno usato anche loro gli elefanti. La sconfitta della Macedonia da parte dei romani nel secondo secolo a.C. è una serie di battaglie durante le quali sono i romani che schierano gli elefanti e vincono grazie agli elefanti. In buona sostanza, e ancora dopo ci sono casi in cui i romani, per esempio durante la guerra civile, i pompeiani schierano elefanti contro le truppe di Cesare. In altre parole, a livello culturale si crea il mito per cui l'elefante è una cosa da barbari e in sostanza è un'arma perdente. In pratica i romani li usano tutte le volte che possono. Ancora a proposito di elefanti, mi piacerebbe moltissimo rispondere alla domanda di Jack, il quale dice: ma quando gli elefanti morivano, i cartaginesi se li mangiavano, vero? Purtroppo non ci sono fonti che lo dicano, ma io tenderei a pensare anch'io di sì, ma non è in me dimostrato. E invece, abbandonando l'attraversamento delle Alpi e gli elefanti, io risponderei a Edmondo, che dice appunto, si parla sempre di queste Alpi, ma io vorrei invece chiedere maggiori delucidazioni sulla strategia cartaginese. Perché muovere via terra dalla Spagna verso l'Italia? Veramente era un piano che serviva a evitare che i romani attaccassero Cartagine in Africa? E perché i romani non riuscirono a intercettare Annibale in Francia, prima che passasse le Alpi? Allora, è un insieme di domande che delineano comunque un tema di fondo, e cioè, che cosa voleva fare Annibale? Sapete che in realtà appunto la storia militare rischia di essere molto noiosa quando uno si limita a raccontare quello che è successo via via. Smette di essere noiosa se tu cominci cercando di capire e di spiegare cosa volevano fare gli avversari e se ci sono riusciti oppure no. Allora Annibale voleva portare la guerra in Italia perché non c'era dubbio che Cartagine partiva sfavorita nella seconda guerra punica, i romani erano forti, si sentivano forti, erano padroni dei mari e si preparavano a trasportare grandi eserciti in Spagna e grandi eserciti in Africa. L'unico modo che Annibale riesce a concepire per impedirglielo è appunto è di attaccare direttamente l'Italia, dove loro non se lo aspettano. E quindi si mette in movimento via terra, perché non sono più i tempi in cui le flotte cartaginesi dominavano i mari. Adesso la flotta cartaginese è in totale inferiorità numerica, quindi sarebbe troppo pericoloso imbarcarsi. Si va via terra, ci si apre la strada combattendo, è un viaggio che dura mesi perché in realtà tutte le popolazioni locali, sia in Iberia sia in Gallia, tendono a opporsi all'arrivo di questo esercito straniero. E però già la notizia che Annibale si è messo in movimento e che chiaramente è diretto alle Alpi è sufficiente per far sì che i romani cambino i loro piani. E quindi le forze che erano dirette in Spagna e in Africa vengono trattenute e invece si fa sbarcare una forza in Gallia. I romani sbarcano a Marsiglia proprio con l'idea di intercettare Annibale. Annibale è già passato oltre, ma non troppo. E lo sbarco a Marsiglia comunque ha un'importanza strategica significativa, perché all'epoca la strada normale per passare dall'Italia alla Gallia, alla Francia, era la via costiera. Nessuno attraversava le Alpi attraverso i passi, difesi oltretutto da tribù locali bellicosissime, un mondo sconosciuto che agli antichi faceva paura. Ecco, dobbiamo anche ricordare questo, che gli antichi non amavano la montagna. Che quello che a noi sembra bellissimo quando osserviamo i paesaggi alpini, a loro faceva paura. E allora il modo normale per andare dall'Italia alla Gallia era, diciamo così, la Ventimiglia Nizza, ecco, passare il più in basso possibile, il più vicini possibile al mare. Ma con i romani a Marsiglia, Annibale non lo può più fare. Ed è per questo, quindi, che è costretto ad andare a nord cercando un po' a tentoni una valle attraverso cui si possa passare dall'altra parte. Graziella. Potrei sapere per quale motivo Annibale ha deciso di scendere fino alla Puglia e combattere proprio lì. Allora, è chiaro che qua siamo di fronte al nostro tentativo faticoso di capire cosa ha fatto un generale di oltre 2000 anni fa
che si muoveva in un paese di cui noi abbiamo un'idea molto scarsa, ecco, come fosse fatto davvero il paese in cui si muoveva, quali fossero le condizioni concrete, quali fossero i problemi, i pregiudizi, le ossessioni, le paure, le informazioni. È difficilissimo ricostruire in modo razionale i motivi per cui un generale come Annibale in quel momento ha fatto una certa scelta. Diciamo che la cosa più sensata è di dire: lui sapeva cosa stava facendo. Noi non lo sappiamo, ma lui sapeva benissimo in che situazione si trovava. D'altra parte è anche vero che storicamente i generali fanno anche degli sbagli, che poi gli vengono rimproverati dagli storici comodamente seduti al loro tavolo. Ecco. E dunque, ha sbagliato Annibale in quel momento? Certo è che dopo la battaglia del Trasimeno l'esercito di Annibale doveva essere anch'esso comunque logoro, stanco, tanti feriti. E poi un esercito dopo una grande vittoria ha voglia di festeggiare, ha voglia di saccheggiare, ha voglia di bottino. Non ha voglia di muoversi verso la capitale nemica fortificata, super difesa, affrontare un assedio che durerà per chissà quanto tempo. Deve essere questo. Annibale esita per un po'. Intanto i romani nominano un nuovo generale, Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore, che passa alla storia proprio perché in quei 6 mesi della dittatura di Fabio Massimo Annibale si sarebbe anche deciso e prova a riavvicinarsi a Roma. Ma l'avversario che ha davanti è un avversario molto abile, che manovra, che gli blocca i passaggi, che non lo lascia passare, che però non accetta il combattimento. E insomma, alla fine il tempo passa ed è fondamentale rifornire le truppe. Combattere nell'Appennino non è mica tanto facile. Non sarà facile neanche per gli americani nel 1944. Figuriamoci per Annibale allora. E allora perché la Puglia? Ma perché la Puglia è il granaio dell'Italia. La Puglia vuol dire vaste pianure coltivate a cereali, vuol dire grandi magazzini, ammassi di grano che le autorità romane hanno preparato per il loro esercito. E invece ci andiamo noi. Annibale scende in Puglia e si impadronisce effettivamente di enormi quantità di grano. E a quel punto sono i romani, l'anno dopo, che decidono di andarlo a cercare. E lui li aspetta lì, perché dopo tutto, nella sua strategia, la battaglia decisiva che permetterà di annientare l'esercito nemico è sempre uno degli obiettivi. I romani stanno venendo, me lo offrono su un piatto d'argento questo obiettivo. Quindi li aspetto qua, in un paese che ormai conosco bene, e stiamo a vedere cosa succede. Arrivati al momento dello scontro, Michael vorrebbe sapere quali erano le principali differenze fra i due eserciti. Se usavano armi diverse, oppure se le differenze erano soltanto nell'abilità tattica, o se è una questione di supremazia numerica, se le tecnologie, insomma, potevano fare la differenza. Io direi che fondamentalmente no. Le tecnologie non facevano una grande differenza. Potevano fare la differenza fra l'ufficiale ricco, che si poteva permettere una corazza di bronzo e un elmo di una certa forma e di un certo peso, e il soldato povero che invece la corazza non l'aveva, aveva magari la cotta di maglia di ferro o niente del tutto, e un elmetto molto più piccolo o solo una calottina di cuoio. Quello sì, la differenza fra l'ufficiale ricco che era armato bene e il soldato medio contava, ma era uguale in entrambi gli eserciti. Da entrambe le parti gli ufficiali erano più ricchi e armati meglio. Dopodiché, fra i due eserciti di differenze fondamentali, forse la più importante che si può individuare è che c'erano modelli diversi di spada. I romani preferivano una spada più corta, il gladio, anche se a quell'epoca non sembra che il gladio romano fosse così corto come diventerà al tempo di Cesare. Al tempo di Cesare il gladio veramente è poco più di un pugnale, perfetto per combattere stando tutti ammassati dietro gli scudi. Invece i barbari, e quindi i galli dell'esercito di Annibale, preferivano quella che i romani chiamavano la spada, e che era appunto un'arma straniera. La spada, lunga, pesante, secondo i romani non era adatta per i combattimenti corpo a corpo, ma i barbari sono stupidi e quindi preferiscono continuare a seguire le loro tradizioni. Però nell'esercito di Annibale c'erano anche altri barbari agli occhi dei romani, i contingenti spagnoli, iberici, che invece avevano una spada straordinaria, la falcata, che era molto più simile al gladio e straordinariamente efficiente nel combattimento corpo a corpo.
Ecco, forse è questa la principale differenza, se no per il resto modelli di elmi, modelli di scudi, grosso modo non cambiava molto. Ma anche questa differenza non le dobbiamo dare troppa importanza, perché l'esercito di Annibale, quando arriva a Cannae, ha già sconfitto i Romani in 3 battaglie, tra cui 2 grandi battaglie, e si è impadronito di enormi quantità di armi romane. Per cui è molto probabile che il grosso della fanteria di Annibale fosse armata ormai con armi perfettamente uguali a quelle dei Romani. E arriviamo alla battaglia vera e propria, al grande enigma, a come sia stato possibile che la battaglia si sia sviluppata esattamente nel senso raccontato dagli storici antichi, con Annibale che volutamente fa arretrare il suo centro e i Romani, molto superiori di numero, che vanno appunto a infognarsi all'interno di questo imbuto e poi addirittura finiscono circondati, presi alle spalle. Ecco, l'unico modo in cui una cosa di questo tipo si può essere realizzata è non soltanto con le ali della fanteria cartaginese che si richiudono, questo è proprio materialmente inconcepibile. L'unico modo in cui si può immaginare un racconto non troppo dissimile da quello degli storici antichi è attribuendo un ruolo alla cavalleria cartaginese. La cavalleria cartaginese che era superiore di numero a quella romana ed era anche superiore dal punto di vista qualitativo, perché i romani sono sempre stati dei grandi combattenti a piedi e la loro cavalleria non ha mai avuto tanta importanza. Allora, la cavalleria cartaginese sconfigge quella romana, la disperde. A questo punto, nella maggior parte delle battaglie, la cavalleria andava a saccheggiare l'accampamento nemico e non se ne sentiva più parlare per un bel po'. Ma invece a Cannae è molto verosimile che la cavalleria cartaginese sia tornata indietro e a questo punto abbia preso alle spalle la fanteria romana. Non strettamente circondata in questo senso, ma appunto investita da una carica di cavalleria alle spalle. E a quel punto la fanteria romana si può benissimo essere sfasciata. Questa è la risposta già anticipata in parte, diciamo, alle perplessità dei nostri amici che ci hanno scritto. Son Sei, che con questo pseudonimo ci scrive spesso e ne siamo contenti, dice: piacerebbe sapere quanto fosse scontato che la cavalleria numida, dopo aver battuto la controparte romana, anziché inseguirla, tornasse indietro per effettuare la celeberrima manovra a tenaglia di Annibale. Ora, appunto, non era scontato per niente, ma non era neanche impossibile. Dipende tutto dall'efficacia del comando e dall'addestramento della cavalleria. In guerra questo è un problema che continuerà a porsi sempre. Tanti anni dopo, il duca di Wellington, che affronta Napoleone a Waterloo, il duca di Wellington diffidava totalmente della sua cavalleria, che pure era una cavalleria meravigliosa, montata sui cavalli più costosi del mondo, super addestrata. Ma il duca di Wellington diceva: la mia cavalleria tende a lanciarsi al galoppo contro qualunque obiettivo appena ne vede uno. Farli obbedire agli ordini è impossibile, farli tornare indietro quando sono partiti non se ne parla. E una cavalleria di questo genere vale la metà rispetto a una cavalleria come quella francese, che avrà cavalli meno meravigliosi, ma è abituata, come dire, a rispettare gli ordini e a seguire una certa procedura tattica. Quindi, questo vale sempre. C'è cavalleria e cavalleria. La cavalleria di Annibale, evidentemente, a Cannae, è stata tenuta ben sotto controllo dai suoi comandanti e, anziché disperdersi a saccheggiare o a inseguire i cavalieri romani in fuga, è tornata indietro. Questo è l'unico modo, ripeto, in cui si può spiegare la battaglia di Cannae. E questo risponde anche appunto al dubbio sacrosanto di Gregorio, il quale dice: ma non ho capito, va bene, un esercito viene accerchiato, ma i soldati che stanno dietro e ai lati non possono semplicemente girarsi e prendere il nemico di petto? È certo che è così. In effetti, un quadrato dell'epoca napoleonica era quello. La cavalleria nemica ti sta galoppando intorno e tu ti organizzi in modo da presentare dei lati, su tutti i lati poterti difendere. E quindi, di nuovo, non ha alcun senso immaginare la fanteria cartaginese che lentamente allarga questo fronte sottilissimo e poi circonda i romani, e nel momento in cui i romani sono circondati è finita, non possono più fare niente. Ha ragione Gregorio, bastava che si girassero.
L'alternativa, la cavalleria che ti arriva addosso all'improvviso alle spalle, è tutta un'altra cosa, chiaramente. Noi dobbiamo immaginare la massa dei combattenti come una massa che non è tutta impegnata nel combattimento col nemico, solo quelli in prima fila e in seconda fila stanno davvero combattendo. Dietro di loro c'è una massa di altri che spingono avanti, perché l'idea complessiva è che bisogna spingere avanti, e si guardano intorno e stanno aspettando con ansia di capire quanto siamo lontani dal nemico, quante file ancora. Fra un po' toccherà a noi, e intanto i feriti delle prime file tornano indietro, bisogna farli passare in mezzo ai nostri scudi, e si guarda avanti, si guarda avanti, si guarda avanti. Se a una massa di uomini, anche enorme, in quel momento arriva dentro all'improvviso la cavalleria nemica alle spalle, allora non è più questione, Gregorio, di girarsi. Nessuno capisce più niente. Nessuno capisce più niente, è il panico più totale. Scappano tutti. Non rimangono chiusi in un cerchio di ferro, scappano tutti semplicemente. Ma nelle battaglie antiche, quando scappano tutti, è il momento in cui davvero rischiano tutti di essere ammazzati. Perché mentre scappi, la cavalleria nemica ti arriva dentro. Questo è il modo in cui io almeno mi immagino che sia avvenuto l'annientamento dell'esercito romano a Cannae. Ammesso che sia stato poi annientato totalmente, perché oggi ci sono anche storici che dicono, un momento, le cifre dei morti che ci danno gli antichi sono inconcepibili. Sono cifre che nelle battaglie della prima e della seconda guerra mondiale ci volevano settimane di combattimento per fare così tanti morti. Davvero loro ci riuscivano in un pomeriggio. Ma prendiamole per buone. Scrive Lidia, 25.000 morti. Faccio notare che 25.000 morti sarebbero solo i romani. Ce ne sono altrettanti alleati, gli italici. Avevano famiglia, scrive Lidia. Chi si prendeva cura degli orfani? C'erano dei risarcimenti? Veniva dato alle vedove una parte del bottino di guerra. Ecco, io qui confesso che non sono riuscito a trovare dei dati certi. A naso mi verrebbe da pensare che l'orientamento della Repubblica Romana a quell'epoca non era così attento al welfare, come diremmo noi oggi. Il welfare, la politica sociale, diventerà un aspetto importantissimo della Roma antica, ma più tardi. Più tardi, verso la fine del secondo secolo, quando ormai il popolo è forte, organizzato, quando ormai c'è un partito democratico, quando ci sono le riforme dei Gracchi che fanno una tremenda paura all'aristocrazia, allora lì di colpo si scopre che il governo effettivamente può comprare grano all'estero e venderlo al popolo a prezzo politico per tenere buona la gente. Più tardi, nell'impero, in un sistema politico ancora cambiato, in cui per l'imperatore è fondamentale il consenso o almeno l'apatia delle masse, ebbene nell'impero cominceranno le distribuzioni gratuite. Sotto l'impero i cittadini romani si abitueranno all'idea di essere mantenuti gratis, perché ogni cittadino ha la tessera e ogni mese va a ritirare il vino, il grano, la farina, i prosciutti, ecco. Ma all'epoca di Cannae non c'era ancora niente di tutto questo, per cui io non posso escluderlo, ma tenderei a pensare che non credo che ci siano state chissà quali provvidenze di Stato per le vittime. Tanto più che essere caduti nella disfatta di Cannae, certo, essere caduti non era disonorevole, ma non è nemmeno detto che fosse meritevole di chissà quale gratitudine. Certamente fa impressione l'ostilità delle autorità romane verso i superstiti di Cannae. Annibale a Cannae ha fatto un gran numero di prigionieri, e poi manda una delegazione di questi prigionieri a Roma a proporre il pagamento di un riscatto. E la discussione in Senato alla fine arriva a concludere che questi si devono solo vergognare e non meritano che Roma spenda dei soldi per loro, e il riscatto non viene pagato. Certo, le vedove e gli orfani dei caduti sono un'altra cosa, ma appunto, ripeto, non me li vedo così inclini a questo tipo di provvedimenti. Erano semmai più inclini i romani all'indomani del disastro a cercare dei provvedimenti su un altro piano, a cercare di, come dire, tenersi buoni gli dèi che per qualche motivo ce l'avevano con Roma. Noi rischiamo sempre di sottovalutare quanto i romani credevano davvero agli dèi, al soprannaturale, ai presagi, ai sacrifici. Quello che è certo è che dopo Cannae i romani fanno una cosa che avevano fatto molto raramente in passato e non faranno mai più in seguito.
dopo aver consultato i libri delle profezie, i libri sibillini, decidono che gli dèi vogliono dei sacrifici umani. E vengono fatti a Roma dei sacrifici umani, vengono seppelliti vivi nel foro boario una coppia di galli, un uomo e una donna, e una coppia di greci. E Livio, secoli dopo, racconta questa cosa dicendo: certo è una cosa strana, non fa tanto parte delle nostre tradizioni, però a quei tempi ogni tanto si faceva, ecco. È più in quella direzione lì che le autorità romane, ecco, cercavano di mettere un riparo al disastro di Cannae. L'ultima domanda a cui proviamo a rispondere è quella di Riccardo, che pone in realtà una domanda che tutti ci siamo sempre posti e che gli storici non hanno mai smesso di porsi. Perché subito dopo la vittoria Annibale non ha affondato il colpo? Perché non è andato ad assediare Roma, anziché appunto mandare dei messi per negoziare il riscatto dei prigionieri? Dice Riccardo: un genio come lui sicuramente avrebbe trovato una maniera per assediare Roma. E Riccardo cita la battuta famosa che appunto Livio, credo, attribuisce al luogotenente di Annibale, il quale dopo Cannae gli dice: Annibale, tu sai vincere, ma non sai approfittare della vittoria. Vincere, scisse, eccetera. Allora, a questa domanda naturalmente possiamo rispondere cercando di metterci nei panni di Annibale. Se c'era un momento in cui valeva la pena di andare ad assediare Roma, era certamente quello. Un enorme esercito campale, schierato dai romani, è stato sbaragliato. I romani hanno ancora risorse? Certo che ne hanno. La popolazione di Roma è enorme, certo lo è. Le città italiche non si sono ribellate, vero. Se andiamo verso Roma, sicuramente i romani si chiuderanno dentro, hanno fortificazioni poderose, l'assedio è un terno al lotto, chissà come va a finire. L'esercito è stanco, l'esercito vuole festeggiare, l'esercito vuole divertirsi, riposarsi. Non ce la faccio a portarli verso Roma in questo momento. È tutto verosimile. Però va anche detto che se non lo fai in quel momento, non lo fai più. E allora viene da chiederci se Annibale abbia mai davvero preso in considerazione l'idea di assediare Roma. Può anche darsi di no. Un conto è portare la guerra in Italia. Un conto è annientare un esercito romano dopo l'altro. Un conto è far ribellare i Galli della pianura padana e poi magari anche le altre popolazioni italiche. Un conto è impadronirsi dei depositi di grano, saccheggiare, devastare. E un altro invece è assediare una grande città. Può darsi benissimo che Annibale, il quale sapeva, noi non lo sappiamo, ma lui sapeva quanti mezzi aveva a disposizione, quanti uomini, quante macchine d'assedio, quante risorse. Può darsi benissimo che Annibale non abbia mai pensato di assediare Roma. Il che in questo caso, e arriviamo, come dire, a dare anche un giudizio un po' finale, no? Questo sarebbe il limite fondamentale dell'intera impresa di Annibale in Italia, perché l'impresa di Annibale in Italia è indubbiamente un'intuizione geniale, però è una di quelle situazioni in cui tu dici: se faccio questo e gli altri reagiscono in un certo modo, allora va tutto bene. Se i romani si spaventano, se i romani accettano di negoziare, se i romani propongono la pace, ho ottenuto i miei risultati. Se. Il difetto di un piano di questo genere, di una strategia, non un piano, il difetto di una strategia di questo genere, è che se invece il nemico non fa quello che tu speri, tu non hai un piano B, come si dice oggi. Non hai un'alternativa. E infatti Annibale non ha un'alternativa. Dopo Cannae rimarrà per tanti anni in Italia, senza concludere niente di definitivo, fino a quando non saranno i romani ad andare a sbarcare a casa sua in Africa. Scipio, l'africano, costringerà Annibale a tornare in patria e lo sconfiggerà con tutti i suoi elefanti alla battaglia di Zama.